La ragione per cui sono stato invitato in realtà è perché, se non ricordo, una decina di anni fa, Anna Ottani Cavida fu così cortese nell'invitarmi a stendere la scheda su questo dipinto di Lelio Orsi che è stato al centro di studi sempre molto stimolanti, appassionati, caustici, ironici, anche sarcastici di Federico Zeri, come era in parte nella sua natura. Passerei subito a esaminare uno dei tre casi che volevo presentare qui, questo che dà origine al dibattito che è anche stato affrontato in questi 2 giorni del convegno su un personaggio come Padre Resta, sul quale c'è un concentramento di studi, insomma, c'è una serie di pubblicazioni molto recenti, degli ultimi decenni, che hanno acceso un'attenzione su un protagonista di un conoscitore del disegno del 600, ma parto proprio dalla rivista Paragone, primo anno 1950, che coincide con l'anno della mostra a Reggio Emilia, di una piccola mostra, ma che attira l'attenzione della più alta critica d'arte di quegli anni, una mostra monografica di Roberto Salvini e Mario Alberto Chioli su Lelio Orsi. A Reggio, protagonista della cultura reggiana nel 1950. Esce subito una recensione, al numero 7 della prima annata di Paragone, di Francesco Arcangeli, molto legato e affezionato al tema della figura di Lelio Orsi, perché per lui è una sorta di anello tra la cultura romana e quella correggesca, in quell'intenerimento della maniera michelangiolesca della versione emiliana. Lui pensa anche a Bastianino, ad esempio, come un altro protagonista di questo rapporto della cultura bolognese con il centro michelangiolesco. Ed è il momento in cui rende noto questo capolavoro, allora sconosciuto anche agli organizzatori della mostra, che è questa natività che in realtà ha una storia tutta bolognese perché era nella collezione Ercolani. Francesco Arcangeli era certamente molto amico degli Ercolani perché nell'arco degli anni 50 segnala studiosi e anche nella mostra del 600 Emiliano segnala molti capolavori che appartenevano a questa collezione. Ma questo era già nel 700, tanto che Luigi Crespi, che sappiamo doveva pubblicare il catalogo della collezione Ercolani, poi in realtà qualche incidente succede, per cui sarà Jacopo Alessandro Calvi, ma questo viene citato nel manoscritto di Luigi Crespi. La provenienza sembra quella estense dal collezionismo estense, ma sempre nel 50, in questi anni, tra il 50 e il 52, altri contributi si aggiungono alla conoscenza di Lelio Orsi, stimolati dalla mostra. Qui facciamo il confronto tra Lelio Orsi, che fa l'interpretazione del Correggio famoso, che ancora fino al 1640 era nella chiesa di San Prospero, poi Francesco I confischerà di notte un furto, commissione per annetterlo alla propria galleria nell'indignazione della città di Reggio Emilia. Ma i collezionisti utilizzano tutti i modi per appropriarsi dei capolavori. E Lelio Orsi si esercita anche in quell'esemplare di Berlino che vede a destra sul prototipo di Correggio. Ora, già dispiace che un'opera come quella che vedete a sinistra, che è passata un paio di anni fa a Pandolfini, non sappiamo esattamente dove sia andata, ma si sperava finisse in una collezione pubblica. Io ho insistito molto che la Fondazione, la Cassa di Risparmio, lo acquistasse. Ha partecipato, ma si è fermato prestino, quando invece la quotazione avrebbe consentito di assegnare alla città un autentico capolavoro, che è questa interpretazione di Lelio Orsi sul grande capolavoro della sua città. Ma nel 1952, che arriviamo al nostro argomento, è Federico Zeri che scende e affronta tematicamente aggiungendo una novità sensazionale. In realtà, Federico Zeri viene un pochino tacitato dalla rivista Paragone. L'articolo è impeccabile. Questo dipinto, noto a Federico Zeri, portava l'attribuzione a Marcello Venusti, neanche tanto insensata, perché il modello dietro c'è un dipinto di Venusti alla Galleria Nazionale di Palazzo Barberini.
Però avverte una matrice emiliana, tanto che, per quanto suggestionato da Michelangelo, sappiamo di un viaggio di Lady Orsi nel 1554-55. C'è anche un documento che conferma questa sua passione quando 5 anni dopo, nel 59, chiede disegni della Cappella Paolina di Michelangelo. Però Zeri dice: sì, certo, è michelangiolesco, ma è così forte la radice emiliana, anche il rapporto a Giulio Romano, alla tradizione emiliana, per cui questo non può che essere Lady Orsi. L'articolo si tronca, possiamo dire noi, improvvisamente, perché la rivista Paragone censura Federico Zeri. Sull'argomento, Zeri torna nel 1976. In questo famoso, uno dei due famosi libri che raccolgono i suoi saggi, Diari di lavoro 2. Perché Federico Zeri amava anche il retro dei dipinti, gira la tavoletta e trova questa expertise collegiale. È un caso strepitoso alle origini delle expertise, delle perizie commerciali. Siamo nel 1679 e dietro in questo elenco sono addirittura le firme di una quindicina dei maggiori pittori romani del suo tempo e tutti attestano inequivocabilmente che questo è un capolavoro assoluto di Correggio. Naturalmente Zeri spara subito contro il giudizio da parte dei pittori. È un conoscitore laico. E quindi non ammira il parere espresso dai pittori, non soltanto perché un vasaio non apprezza l'altro vasaio, ma perché, secondo lui, l'artista è l'ultimo che dovrebbe esprimersi, a parte alcune eccezioni. Dice anzi, esattamente, chiunque abbia una pur minima esperienza in questo campo sa bene come non ci sono giudici peggiori dell'arte del passato che gli artisti, salvo rarissime eccezioni che di regola sono costituite da personalità di primo piano, come appunto nel caso specifico Carlo Maratti. In effetti, Carlo Maratti qui viene ricordato dietro, ma padre Sebastiano Resta, che è l'autore di questa operazione di carattere commerciale, sostiene, non è ben leggibile, ma si capisce che c'è qualche difficoltà a riportare il parere di Carlo Maratti, che in realtà era il principe dei pittori romani, quindi il più autorevole anche nell'esprimere un parere. Ma del resto, se siamo nell'ambito della censura, Federico Zeri, infatti, diceva anche lui stesso, come vi dicevo, di essere stato censurato, perché dice, a proposito del suo articolo presentato a Paragone del 50, solo una parte riguardante il dipinto vero e proprio venne dato alle stampe, mentre il resto subì da parte della direzione della rivista che lo ospitava una sorta di veto, restando pertanto inedita. E non è il caso, e questo Zeri intende dirci, è in realtà il caso, e non è il caso di chiedersi oggi quali siano stati i motivi di questa operazione di censura, che non mi consentì di far conoscere una curiosa vicenda toccata al dipinto in questione quasi 3 secoli fa. Ed è appunto il rovescio della tavoletta. Ho messo due fotografie, perché quella di destra è la foto di Federico Zeri, quella di sinistra è la situazione attuale della tavoletta che si conserva ora nel Museo di Gonzaga di Novellara, quindi era in Argentina da un collezionista che Zeri ben conosceva, è andato sul mercato e in questo caso fortunatamente il Museo Civico di Novellara ha acquistato un esemplare di un pittore che si chiama di Novellara che ha fatto tutti gli affreschi nel casino di sopra e di sotto. Purtroppo quello di sinistra è stata strappata la cornice, operazione anche questa di carattere antiquariale, capita purtroppo che in una certa frequenza il dipinto e la cornice si separino in due vendite separate per ragioni veramente speculative. In questo caso, purtroppo, mentre la parte inferiore dell'iscrizione si è conservata, questa che qui compare in alto è andata dispersa. Abbiamo fortunatamente la fotografia di Federico Zeri, la trascrizione, e dobbiamo accontentarci di questo. Federico Zeri la trascrive esattamente, e non sto a leggere tutto perché è veramente un papiro,
Lui dice: noi infrascritti pittori affermiamo essere di parere, questo lo scrive in una intestazione di padre Sebastiano Resta, che il presente quadro della Beata Vergine Annunciata, al quale sta sigillata questa carta con 16 sigilli, sia un bellissimo e diligentissimo quadro originale d'Antonio da Correggio, e non abbiamo alcun dubbio, eccetera, eccetera. I nomi sono Giovanni Maria Morandi, che dice: fui e sono del soprandetto parere, ed in fede di mano propria, e mette la firma. Prosegue Beinaschi, Giovanni Bonati, Giovanni Colli e Gherardi, naturalmente, che spesso lavorano in coppia, sono i due pittori lucchesi, commenta padre Resta. Io, Ciro Ferri, sono stato e sono sempre del medesimo parere. Così prosegue Paolo Albertoni, Giuseppe Pinacci, che poi vediamo, il Courtois, Guglielmo Cortese, Carlo Cesi, e prosegue con Giuseppe Ghezzi, molto amico di padre Resta. E poi padre Resta, visto che non poteva raccogliere gli originali, lo dichiara lui, che sono d'accordo pittori genovesi come Carlone, Andrea Lanzani, che è un suo caro amico, che era capitato nel 74, 5 anni prima a Roma, e forse l'aveva visto, ma in quel momento era a Milano e non poteva firmare la dichiarazione, e così di seguito. Questo è soltanto l'inizio, in realtà, di Federico Zeri, di questo articolo, e della ragione vera per cui non è stato pubblicato, perché fa un attacco frontale a diciamo, il lato oscuro del conoscitore implicato in operazioni mercantili, che sono le dichiarazioni compiacenti, cioè le expertise facili. Zeri è implacabile. È severissimo nei confronti di questo genere di letteratura, alle volte molto scadente, tant'è che Federico Zeri diceva che quando oltrepassavano lucevano, venivano cestinate. Ed ha anche fa un identikit di questo genere di expertise. Lui dice: certo, i conoscitori devono esprimere un loro parere, possono essere anche pareri molto disinteressati. Un museo ha bisogno che qualcuno esprima un giudizio su un'opera. Se uno fa il catalogo generale, deve sentire tutti i conoscitori, quali molto generosamente, anche disinteressatamente, esprimono e svolgono il loro mestiere. Poi c'è invece una expertise commerciale di quelle sui quali Zeri è molto caustico. E infatti le definisce, non sto a leggere, però, mette ad esempio la condizione nomade del referto, un po' come questo, è applicato sul retro della tavola e gira il mondo insieme alla tavola. Lui dice: la differenza attuale non sono più i pittori ad esprimere questo giudizio, ma sono gli storici dell'arte. Non è più la tavoletta che gira con il retro, ma è la fotografia sul retro della quale il conoscitore esprime la propria opinione. E poi dice: naturalmente queste opinioni, di cui Zeri non ha molto, molta stima, è priva di destinatario, l'expertise commerciale, quella che scrive, gentile signore, non conosce il nome del destinatario, è universale, e su questo fa i suoi giochi letterari. Solitamente è prodotto in occasione della vendita, questa expertise di carattere, non tutte sono così, intendiamoci, ma è Ma è contro contro questa questa che che si si schiera e schiera e si si scaglia scaglia Federico Federico Zeri. Zeri. Anche l'inappellabilità del verdetto, cioè un uso estremo dei superlativi, assoluto, tipico, inequivocabile, caratteristico, inoppugnabile. Naturalmente i quadri sono sempre in perfetto stato di conservazione, perché quando si vende con la merce deve essere eccellente. Insomma, questa è la ragione per cui è interessante, perché dietro c'è padre Sebastiano Resta nell'elencare questi 15 anche più artisti. E ecco, questa è la trascrizione che Federico Zeri fa di questa expertise collegiale. In effetti, era destinato al commercio.
Non per nulla Sebastiano Resta era quel padre oratoriano che si era formato, ecco, non dipingeva, ma aveva frequentato la bottega di Ercole Procaccini, giovane, che era presente nel seminario, ha sentito la relazione di Maria Rosa Pizzone, eccellente, che ne ha dato il profilo autentico, senza eccessivo coinvolgimento, perché capita, come è capitato a me, che studiando Padre Resta a un certo punto si diventa partigiani di Padre Resta, quando invece nel Settecento, nel primo Ottocento, contro di lui si sono scagliati con insulti, e leggeremo che cosa, ad esempio, diceva Tiraboschi, Affò, cioè i grandi bibliotecari emiliani del Settecento, e anche Campo della tradizione degli archivisti, degli eruditi emiliani. Però Padre Resta scrive a Valerio Polazzi, un collezionista che aveva ereditato i disegni, e ha comprato i disegni di Malvasia nel 1679, proprio l'anno della expertise collegiale, quindi riferendosi esattamente a questa annunciata, dice: io sto per concludere di momento in momento la vendita della mia singolar gioia dell'annunciata del Correggio al signor ambasciatore. E mi ricordo del debito degli 60 scudi di vostra signoria per pagarlo con i primi denari. Questo Padre Resta è scatenato, una sorta di imprenditore, un pochino anche pasticcione, per quanto girino molti soldi, venda, compri, alla fine della sua vita sarà in miseria, sarà assistito dai confratelli oratoriani in Santa Maria della Vallicella, quindi gli affari non gli vanno così bene, ma non si ferma mai, anche perché il suo progetto non è semplicemente mercantile, come si è stato illustrato, costruisce una serie di volumi attraverso i quali fonda anche parte della storiografia artistica. Il caso di questa distorsione attributiva, di dare a Correggio il quadro di Lelio Orsi, è in realtà l'avvio per recuperare la figura di Lelio Orsi, totalmente dimenticata da Vasari. La letteratura artistica su Lelio Orsi parte proprio da queste affermazioni, come vedremo, di padre Resta. Però è anche vero che è sempre lì che corre per coprire debito, prestare soldi per acquistare nuovi quadri, nuovi disegni e costruire questi album attraverso i quali narra un po' alcuni episodi, e anche con una sua originalità storiografica, perché è in posizione totalmente anti-vasariana. Cioè, quell'album, sciolto poi, però per fortuna abbiamo tutte le trascrizioni, intitolato Felsina vindicata contro Vasarium, cioè recupera, collegandosi quindi alla Felsina pittrice di Carlo Cesare Malvasia, l'autonomia e la... il carattere autonomo della scuola emiliana contro l'interpretazione vasariana, quindi anzi dalla precedenza in alcuni casi, distorcendo alle volte la verità, come faceva del resto Malvasia. Ma proseguiamo, perché in realtà Zeri non si è accorto di uno sviluppo. Lo scritto di Zeri esce nel 1976, nello stesso anno Giulio Bora pubblica quel libro bellissimo della galleria portatile di Padre Resta, che è l'album che si conserva all'Ambrosiana, dove vicino a un disegno nato da Lelio Orsi, Padre Resta sviluppa quello che era stata la expertise collegiale, smentendola. Dice: Lelio Orsi, nato nel 1511, non tutto questo è vero, ma è la prima fisionomia dell'artista. Studiò sotto Correggio, la componente correggesca è indubitabile, morto il quale venne a Roma, e questo è proprio l'origine della prima voce sull'artista, che sarà di padre Pellegrino Landi, che è molto amico di padre Resta, un suo interlocutore, e sta a Bologna nel convento di San Martino. Si pose sotto a Michelangelo col Venusto Mantovano, Daniele Volterrano e simili. Le sue opere migliori paiono dipinte dal Correggio e disegnate da Michelangelo. È un'autentica fotografia della critica attuale, dell'affermazione attuale della critica sull'artista. E prosegue: io ebbi di suo una nunciata. Ha già cambiato opinione. Per di Correggio. Monsù Sciminon la negava. Io la credei del Correggio sopra un disegno di Michelangelo, il signor Cavalier Maratti di Daniele da Volterra, per aver color migliore di Michelangelo. Il conte Malvasia la conobbe
io andando molti anni dopo a Parma la riconobbi evidentemente per di legno. Malvasia è il primo che dice questo legno Orsi e subito padre Resta si ricrede. E questo gli fa certamente onore perché un po' di riscatta, lo riscatta da quanto nel Settecento poi si dirà di lui come in effetti c'erano alcune frasi penalizzanti nei confronti della sua fama, perché c'è una frase molto privata, adesso noi rendiamo pubblici tutti gli epistolari e non pensiamo che in realtà padre Resta scrivendo a Maglia Vacca, altro illustre antiquario bolognese, non poteva certo pensare che noi ci saremmo trovati qui e a parlare della loro corrispondenza molto privata, però c'è una frase un po' inquietante quando dice: qui a Roma piovono molti Correggio. Effettivamente anche per noi è un po' forte, quindi in parte si giustifica l'attacco frontale che Ireneo Affò, bibliotecario della Palatina di Parma, fa a Gerolamo Tiraboschi, bibliotecario della Biblioteca Estense di Modena. E dice, parlando appunto di padre Resta, ma godo assai che ella, cioè Tiraboschi, che è il suo interlocutore corrispondente, abbia documenti a dichiararlo un impostore. Io, mentre scriveva quelle cose, mi stravigliava delle troppo grandi fortune vantate da lui nel trovare tanti disegni, cioè avendo tanti Correggio. Per me ha letto la stessa lettera che sta a Correggio. E andava pensando da quali marche avesse dovuto riconoscere gli originali, persuasissimo che da nessuna, ma solo o dal capriccio o da una presunzione, di conoscere i tratti della matita o della penna, nel che io non so né credo potersi dare uomo di giudizio tanto sicuro da decidere ex cathedra. Ma lodato è Dio, e benedetto lei, che finalmente il velo di scoprirsi. E qui passa un po' a deridere la figura dei conoscitori, o perlomeno di quelli che si spacciano tali. Vedo tutti i giorni viaggiatori che fanno miracoli vedendo un quadro e si dibattono e prendono i punti del lume or qua o là e inarcano il ciglio, benché non siano da tanto di disegnare un naso in profilo, perché questi conoscitori sono sempre pittori o pensano di essere pittori. Non so persuadermi che vedano tutto quello che vantano di vedere, perché so che sebbene io nascessi con un'inclinazione fortissima alla pittura, infatti era stato allievo Pietro Balestra, un pittore parmense, che non imparai per colpa di mio padre, non arrivo a comprendere le ragioni del bello e quelle dell'arte, benché il bello e l'arte mi fermino qualche poco. Forse il padre Resta era uno di coloro che fingono l'estasi in faccia ai grandi originali e vogliono chiamarsi dilettanti con idea di saperne più dei conoscitori, più dei professori. È un po' il dibattito che si sentiva nei giorni scorsi tra perito professore e dilettante ingegnoso. In realtà, tra questi dilettanti ingegnosi c'è questo Pinacci, al quale va subito la riconoscenza di Federico Zeri, anche la nostra, perché quando dietro nel retro della tavoletta giudica questo di l'Annunciazione come autografo, capolavoro di Correggio, lo motiva e dice: per sì, perché è della mano assolutamente identica a Santi Cecilio e Valeriano della collezione borghese, che infatti era riferita a Correggio e che Roberto Longhi ha restituito a Lelio Orsi nel 1928-29 in quelle precisioni della Galleria Borghese. Certo, non si trattava di Correggio, ma questo signore riconosce esattamente la stessa mano e in quegli anni non è cosa da poco. In effetti questo Pinacci è un pittore senese che stende l'inventario della collezione del Marchese del Carpio, del settimo Marchese del Carpio, un famosissimo collezionista insaziabile spagnolo che è ambasciatore a Roma e poi diventa viceré a Napoli, caro amico di padre Resta. E quindi quando prima parla dell'ambasciatore al quale sta tentando di vendere il quadro dell'Annunciata, credo che non possa che essere lui, perché caduto in disgrazia, che il Marchese viene riabilitato e nel 77 viene mandato ambasciatore a Roma. Nel 79 è in vendita questo all'ambasciatore. Penso che 2 più 2 non ci siano, è sempre possibile una terza strada, però ho l'impressione che dobbiamo identificarlo.
E questo Pinacci stende l'inventario degli oltre 1.000 dipinti del Marchese del Carpio, il quale aggradiva molto le pitture di Pasqualino Rossi. E Pasqualino Rossi è l'autore del dipinto che sta a destra, a sinistra è un correggio che era della collezione del Marchese del Carpio. È curiosa tutta la vicenda critica. Sul retro di questa tavoletta c'è il marchio del Marchese del Carpio, quindi era di sua proprietà. E dagli inventari Pasqualino Rossi, che sapeva contraffare le maniere dei pittori, essendo anche allievo di Pietro Vecchia, vende qualcosa come una quarantina di quadri al Marchese del Carpio, e non questi oggetti di genere per i quali è famoso, dal maestro di scuola ai giocatori di carte, no, tutti i quadri di soggetto religioso, mitologico, storico. Ed è una versione molto correggesca questa, perché capiva che il suo destinatario, il cliente, il collezionista assetato, amava strepitosamente Correggio. E allora perché questa passione di Padre Resta per Correggio? Perché già agli inizi Morandotti ha illustrato la fortuna di Correggio a Milano tramite Visconti Borromeo, Piero Visconti Borromeo, alla fine del Cinquecento, perché nella sua collezione c'era questo quadro di Correggio che poi viene venduto alla metà del Seicento, e un intermediario della vendita è il padre di Sebastiano Resta, quel Filippo Resta, legato anche a Francesco Cairo, insomma all'ambiente. E Padre Resta vede in casa sua circolare già del Correggio, si appassiona già nell'infanzia con questo pittore, perché questo modello ha la fortuna che già si diceva, e proprio Alessandro Morandotti, studiando per caso straordinario, che è l'Ainate, che ci ha illustrato anche con le vecchie fotografie con il funzionamento dell'acqua, ma tuttora funziona, perché sono stato attento a non sedermi su una panchina se non mi faceva la doccia, perché si corre il rischio visitando l'Ainate di uscire inzuppati. E Federica Vizia replica questo modello di Correggio, e non è l'unica, questo sembra essere davvero l'autografo di Fede Galizia, e questa gli viene attribuito, seppur con dubbio, ma sta a indicare la fortuna milanese di questo modello. E mi sembra che il confronto che ha fatto Morandotti tra Camillo Procaccini, arrivato da poco a Milano, e il modello, e il prototipo di Correggio sia assolutamente convincente, anche perché Camillo Procaccini è chiamato a Milano proprio dal proprietario Piero Visconti Borromeo, proprietario del dipinto di Correggio. E tutte cose che sono sotto gli occhi di Padre Resta, il quale infatti sostiene un ammiratore della famiglia Procaccini, che un po' lascia improvvisamente Bologna, forse anche nel conflitto con l'altra bottega, che diventa la bottega vincente, quella dei Carracci, ma avrà estrema fortuna a Milano. A sinistra è un'interpretazione di Camillo Procaccini, sempre sul modello di Correggio, molto giovanile, del 1584, più avanti, e si vede la componente da Tibaldi, insomma da un manierismo robusto bolognese, invece una versione più addolcita, quasi zuccheresca, che è già nella versione milanese. Ma dopo il primo caso, noi non possiamo che essere riconoscenti a Zeri per questa sfaccettatura e anche questa vis polemica che faceva parte del personaggio, e noi li riconosciamo. Volevo passare a questo secondo caso, al quale mi ha stato indotto proprio da Andrea Vacchi, perché era piuttosto impegnativo presentarmi qui, e allora mi è venuto in mente questo rametto che avevo visto da un collezionista qui in provincia di Bologna. Il dipinto non è all'altezza né di Correggio né di Delio Orsi, è stato classificato, secondo me molto correttamente, come bottega di Bartolomeo Scheroni. Di piccolo formato, un olio su rame, 21 centimetri per 17. Se ne conosce un altro esemplare, qui illustrato in modo orrendo, ma non abbiamo altro che la fotografia di una vendita dalla Galleria Pesaro del 1929. Non è lo stesso esemplare, perché quello di sinistra era su tavola, quello a destra che vi stavo presentando è invece su rame. Poi ci sono alcune differenze, però è sempre un ecce homo, il Cristo che tiene la canna, i polsi sono
sono legati da una grossa fune, alle spalle c'è una testa frontale di un soldato con l'elmo. Però anche qui la cosa più interessante è invece, ecco, vediamo perché si dice schedoni, perché corrisponde esattamente, anche dal punto di vista inventivo, alla porzione centrale di questo dipinto di Schedoni che sta alla Galleria Nazionale di Capodimonte a Napoli. Ma direi che la cosa più interessante è il verso, un po' come la tavoletta rivelava sul verso l'expertise collegiale, anche questo ornamento sul verso ha una scritta che è di nostro interesse, del Correggio. E sotto prosegue: per tale tenuto dal signor Luigi. Ma in Bologna da tutti i pittori riconosciuto per D'Annibale Carracci, 1677, 2 anni prima dell'expertise collegiale ottava. Allora, perché avevano pensato a Correggio? A noi non verrebbe in mente neanche per 5 secondi, però è chiaro che una motivazione ci deve essere, e c'è da supporre che questa figura di Cristo possa aver ispirato chi ha scritto o quei pittori bolognesi, che invece parlavano più di Annibale Carracci, ma quel signor Luigi che invece la considerava di Correggio. E dietro c'è la figura frontale, un po' come questo. Anche nei dorsi si è esercitato su questa composizione, ma lo stile è completamente diverso. Perché i pittori bolognesi abbiano pensato ad Annibale Carracci, si può presumere che avessero in mente questo quadro, che in realtà allora era nella collezione Farnese, poi arriva a nord più tardi, va sul mercato, verrà comprato dalla Pinacoteca Nazionale, un eccellente acquisto di un quadro di Annibale Carracci degli ultimissimi anni del Cinquecento, quindi prima di questo dipinto schedoniano, che sarà attorno al 1620. 10, 20, l'artista muore nel 15, 16, giovane, suicida, ma insomma, in questi anni può essere benissimo perché è antica. Un rametto, insomma, funziona. Già nel 1677 lo davano a Correggio Annibale Carracci, insomma, l'età sua è effettivamente quella schedoniana. Però c'è da chiedersi chi è questo signore Luigi che esprime un parere così favorevole a Correggio. Non ci vuole molto, in realtà. La mia ipotesi è stata subito quello, dopo un primo sconcerto, perché se fosse stata una cosa del 700 avremmo giurato che fosse Luigi Crespi. Ma 1677 non ci dà questa possibilità. Luigi Pellegrino Scaramuccia. E che sia lui sia la conferma, perché è qui, ho avuto l'aiuto degli specialisti di Padre Resta, Simonetta Prosperi, Valentino di noi, è stato così cortese da dirmi sì, questa è la scrittura di Padre Resta. Quindi ci troviamo un'altra affermazione, un altro quadro che Padre Resta tenta di vendere e per il quale, senza raccogliere tutte le 15, le 20 expertise dei grandi pittori, però dice del Correggio. C'è qualcosa di cancellato prima, bisognerà trovare il modo di verificare se c'è qualche scritta che è stata chiusa. La macchia forse nasconde sotto qualcosa, perché è un po' interrotto questa frase del Correggio. E poi sotto, per capire anche chi sono questi pittori bolognesi, tutti i pittori bolognesi che credono che sia di Annibale Carracci, c'è soltanto il nome di questo signor Luigi, che è sicuramente Scaramuccia. Siamo nel 1677. Scaramuccia è un carissimo amico di Padre Aresta, anzi, Padre Aresta lo sostiene in ogni occasione, anche nei confronti. Privilegiandolo anche rispetto a grandi artisti. Cioè, in 2 occasioni cerca di scalzare Maratti e sostituire Scaramuccia per la commissione di quadri anche importanti. Ma Scaramuccia è l'autore delle finezze dei pittori italiani, a sua volta uno specialista, un conoscitore, che viene accompagnato Girupeno, cioè per l'anagramma di Perugino, e il nostro pittore è Perugino, e viene accompagnato per l'Italia da Raffaello, ed è un testo del classicismo, perché privilegia le collezioni e i pittori classici. In Lombardia è molto amato e molto conosciuto, perché già nel 1655 è in Lombardia e in quegli anni già incontra Padre Aresta, che si allontana da Milano 6 anni dopo, nel 61, va a Roma, chiede di entrare
dell'ordine nella congregazione degli oratoriani, verrà accolto nel 1664 e terrà sempre un rapporto privilegiato di stretta amicizia con Scaramuccio, che è il suo referente costante per la Lombardia. Lo andrà a trovare quando in alcuni viaggi nel 71, per ragioni familiari, raggiunge la Lombardia. Fa un famoso viaggio nel 1690 insieme a Giuseppe Passeri, che è suo amico. Vanno a vedere le collezioni insieme, vanno a Correggio per conoscere gli anziani del posto, come si diceva ieri nella relazione, per raccogliere ogni tipo di informazione sul Correggio. Quindi con Scaramuccio ha un rapporto solidale di amicizia, di sostegno, di collaborazione. Scaramuccia è presente a Bologna, conosce bene i pittori bolognesi. Negli anni 40 entra nell'Accademia Ghisiglieri, quella fondata da Ettore Ghisiglieri, che a sua volta entra poi negli anni 50, chiudendo l'Accademia della Congregazione degli Oratoriani, portandosi dietro i quadri della sua collezione. E nella sua Accademia insegna Guericino, insegna Giovanni Andrea Sirani, Tiarini, una serie di professori del disegno, una libera accademia di un nobile bolognese, ed è frequentata dallo Scaramuccia, il quale a Bologna partecipa insieme alla schiera degli albanisti, cioè gli allievi sostenuti ancora da Albani e Gliardo, ma ancora in vita in quella decorazione della Sala Farnese, voluta dal cardinale Farnese, che è coordinata da Carlo Cignani, fiancheggiata dal suo collaboratore di solo 5 anni più giovane, quindi non è un vero allievo, è un suo amico, un suo socio, che è una persona, un artista un po' inquietante, come vedremo, che è Emilio Taruffi. Questo è Carlo Cignani, insieme a Taruffi, che fa questa scena. Scaramuccia fa l'incoronazione di Carlo V. Nella stessa, molti artisti partecipano, tra i quali anche Lorenzo Pasinelli, un altro luminare della pittura bolognese della seconda metà del 600. Ma Luigi Scaramuccia è l'autore di questo quadro che sta in Santa Maria in Vallicella, ed è lì che Padre Aresta, della Chiesa degli Oratoriani, sostiene in ogni modo la candidatura di Scaramuccia. Quando Maratti tarda a consegnare questo quadro, ne approfitta Padre Aresta per insinuare il nome di Scaramuccia, al quale destinare la pala centrale di questa cappella, che è la cappella Spada, quella del marchese Orazio Spada, che è pendant dell'alto dove c'è un Guidorini. Quindi occorre andare sul massimo pittore del classicismo romano, che è appunto Maratti. Non riuscirà ad inserirlo sull'altare, ma Scaramuccia esegue l'elemosina di San Rocco, che si trova proprio nella cappella. E torniamo al nostro rametto, perché oltre a Luigi Scaramuccia, favorevole al nome di Correggio, il nome viene contestato dai pittori, da tutti i pittori riconosciuti per Annibale Carracci a Bologna. Chi siano questi pittori, qui non lo sappiamo, non fa l'elenco, però è facile capire che erano gli interlocutori bolognesi di Padre Aresta, che tenta la vendita come Correggio o come Annibale Carracci. Però intanto in questo caso non esprime la propria opinione. Nella tavoletta di Zeri sostiene assolutamente si tratta di Correggio, per poi cambiare opinione e arrivare nella definizione esatta di Lelio Orsi. Qui invece si astiene, riporta semplicemente il parere del signor Luigi e di tutti i pittori, bolognesi, che erano i suoi referenti, a cominciare dal grande antiquario Magnavacca, che è il suo corrispondente, come sappiamo, di molte lettere. Anche i nipoti di Guericino, che lui stima forse non soltanto come pittori, ma come proprietari di quel fondo straordinario di disegni dell'Accademia di Guericino, della bottega di Guericino, quelli che poi verranno venduti in Inghilterra, e di cui Magnavacca fa l'inventario esatto di tutta la collezione che hanno i due nipoti, cioè Benedetto e Cesare Gennari. Padre Aresta, quando è a Bologna, è ospite anche a casa dei Gennari. Naturalmente Carlo Cignani, che è l'altro grande classicista, un po' come a Roma è il Maratti di Bologna, e Padre Aresta vuole assolutamente i pareri prima di vendere qualcosa di Cignani, che si fa molto desiderare. Questo è un disegno che comunque è nel codice Resta, quindi ha raggiunto Padre Aresta, ma se ne capisce anche la ragione, non soltanto per il prestigio italiano.
che aveva non solo europeo, che aveva Cignani, il quale quando si fonda l'Accademia Clementina è subito nominato principe a vita dell'Accademia Clementina, ma qui siamo in anni precedenti, però la sua interpretazione di Correggio è tale da farlo amare da parte di Padre Resta, e poi gli affreschi che sono a Parma. In questa sala dove l'artista completa la decorazione avviata da Agostino Carracci, mentre più vicino e meglio risponde alle sue sollecitazioni Franceschini, che è allievo e continuatore vero di Cignani. E basta pensare a questo un bellissimo rame che è della collezione Molinari Pradelli, e che era stato dal Marsili a Papa Albani, Clemente XI, per convincerlo ad approvare l'Accademia Clementina. E qui il modello è la Maddalena in lettura di Correggio, che hanno grande e straordinaria fortuna presso tutte le scuole italiane, e che allora si trovava nella collezione estense. Franceschini affresca il Palazzo Ducale di Modena. Un altro interlocutore era questo bizzarro personaggio che era molto amico di padre Sebastiano Resta, il quale nel 1688, parlo di Giuseppe Maria Mitelli, raggiunge Roma con un fascio di disegni, alcuni dei quali verranno proprio acquistati da padre Resta, che si lamenterà di non avere soldi a sufficienza per comprare l'intero blocco. E questo è lo stesso Giuseppe Maria Mitelli che fa la caricatura di se stesso. E dice: caricatura di me, Giuseppe Maria Mitelli, nell'andare e venire da Roma a piedi. Aveva la passione della caccia, quindi viaggia sempre con lo schioppo a doppia canna, come lui stesso dice. Anche questo poteva essere un possibile interlocutore per giudicare i dipinti, quel rametto, perché era tra le conoscenze. Ma poi tra le conoscenze c'erano anche i collezionisti, c'erano gli eruditi, non semplicemente i pittori. E merita ricordare una figura come Francesco Ghisiglieri, che è il senatore che prosegue quell'attività che era stato del suo antenato, cioè quell'Ettore Ghisiglieri, lo prosegue aprendo una nuova accademia di pittura sempre nel Palazzo dei Ghisiglieri. Siamo negli anni Ottanta e sono vari i personaggi che frequentano e che insegnano e allievi che frequentano questa bottega. Sopra c'è un dipinto di Pasinelli recentemente emerso, che è certamente quello commissionato da Ghisiglieri a Pasinelli e che viene esposto in una delle processioni che si usavano a Bologna. Sotto c'è l'inventario della collezione, dove figura anche un Correggio, ma non è uno di quelli che Padre Resta gli ha offerto. Sappiamo che il senatore nel 1695 a Roma incontra Padre Resta, il quale gli mostra un dipinto di Correggio. Resta meravigliato, dice Padre Resta, che resta sbalordito questo senatore, però non sembra che glielo compri. Così come il famoso, c'è un volume, quello della Felsina Vindicata, che viene costruito apposta per un destinatario bolognese, lo offre in vendita al senatore Ghisiglieri, ma in realtà è il vescovo di Arezzo Marchetti, che poi metterà un pochino in difficoltà il pittore, che morendo presto, prima di saldare il conto, mette in grosse difficoltà economiche padre Resta. Però questo signore aveva una straordinaria collezione che conosciamo in questo inventario. Questo mi consente di passare all'ultimo caso, con il quale chiudo. Ed è questo dipinto che appartiene alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. E ho avuto modo di studiarlo parecchi anni fa, poco dopo la mostra di Giuseppe Maria Crespi, organizzata da Andrea Emiliani. Non era mai stato studiato. La sua indicazione inventariale diceva semplicemente scuola parmigiana del secolo XVI. Naturalmente, se uno va indietro, una volta sapevano meglio di noi, ma poi il tempo le volte cancella le testimonianze, le memorie. Perché dicessero parmigiana? Perché di riflesso in qualche modo c'è una cultura correggesca, ma per noi è ovvio che questa è una copia da Barocci, cioè dal famoso quadro di Barocci che si trova al Louvre, che era a Pesaro, nell'oratorio del nome di Dio. Però quello che noi interessa qui è la trascrizione. Perché quando ieri si parlava della differenza tra autografo e non autografo, c'era quel principio, quello della
categoria della franchezza, cioè del modo di dipingere con sicurezza, con efficacia, con maestria, la franchezza. Un quadro come questo, per quanto sia una copia, è dipinto con franchezza, non ha pentimenti ed è un modo molto personale, per cui non è assolutamente una copia fedele. Al contrario, c'è un'impronta personale di un artista che, se uno comincia a guardare l'evidenza della natura morta, e poi lo vedremo nel confronto, la riduzione di queste figure che si allontanano, questa figura che prende luce con un naturalismo strepitoso, e non è la pennellata, il gusto di Marocci, perché il quadro di Marocci è questo, si individua la mano e lo stile specifico di Giuseppe Maria Crespi. Si tratta di una copia di studio fatta da Giuseppe Maria Crespi. Allora qui non è il caso qui di girare il dipinto per leggere il retro. Qui basta aprire il libro di Zanotti, perché Zanotti narra la vicenda singolare di una sorta di contraffazione, di malversazione falsaria, che non Giuseppe Maria Crespi, che esegue questo dipinto per suo diletto, perché amava molto Marocci, ma dall'esito immediatamente commerciale di falsificazione dell'opera che assume un altro aspetto. Ma vale la pena leggere velocemente quanto dice ecco, l'ho messo qua. Sappiamo che Crespi poteva godere una certa libertà. Aveva un suo protettore, Giovanni Ricci, che aveva fatto un contratto con lui assolutamente vantaggioso per l'artista. Giovanni Ricci gli comprava tutti i quadri che il pittore non riuscisse a vendere. E se, ed essendo un mercante, un commerciante, a sua volta vendeva i quadri e se ricavava più di quanto avesse pagato all'artista, glielo dava. Quindi si capisce la enorme riconoscenza perché Crespi poteva dipingere qualunque quadro, di qualunque formato, di qualunque soggetto, senza subire alcun condizionamento dal mercato, perché comunque l'esito di vendita era garantito alla fonte. Si può anche capire che un pittore molto religioso come Crespi, alla morte di questo mercante, si precipiti in chiesa a ordinare una quantità impressionante di messe in suo suffragio, perché effettivamente l'aveva aiutato per tutta la vita. Crespi frequenta quell'accademia di Silvieri, di quel senatore che abbiamo visto prima, ma siccome era un allievo impertinente, non aveva molto giudizio, si permette di fare la caricatura di uno dei maestri dell'accademia. Quell'accademia c'era Malvasia, e quando fa la caricatura di Malvasia e dice, per essere preciso, secondo la frase di Zanotti, e il caricò in figura di un cappone morto e spennato, ma in un tal atto e in tal maniera che non vi fu chi il Malvasia subito non ravvisasse. È inevitabile il furore di Malvasia, perché c'è sempre uno spione in classe, no? E quindi qualcuno a Malvasia mostra la caricatura che Giuseppe Maria Crespi ha fatto di lui e viene scacciato. Ne approfitta per fare il suo viaggio di studio, va a Venezia, e uno di questi viaggi di studio va anche a Pesaro, Urbino, per copiarsi il suo amato Barocci. E Zanotti dice: non è da tacersi che la copia della circoncisione, quella fatta da Crespi, che una volta eseguito il quadro lo mandava subito a Bologna dal suo protettore e commerciante Giovanni Ricci, non è da tacersi che la copia della circoncisione in poco tempo passò in più mani e fuori di Bologna fu portata, e poscia riportata a Bologna, e da un trafficatore di pitture che la possedea fu per originale offerta al senatore Ghisiglieri, che diventa il modelletto di Barocci. Che a molti primari pittori di Bologna la fece vedere e tutti, mi conviene dirlo, per originale la giudicarono, così che il senatore ne fece acquisto. Era ritornato a Bologna lo spagnolo, Giuseppe Maria Crespi, cui per alcun altro affare convenne andare ad inchinare Ghisiglieri, che dopo averlo accolto con molto buon viso, gli mostrò il quadro avuto nuovamente. E sentendo lo spagnolo che il cavaliere per originale l'aveva comprato, cominciò alquanto a sorridere, perché chiestogli di che ridesse, rido rispose: perché l'ho fatto io questo quadro.
Restò il senatore confuso e maravigliato, ma tali argomenti e testimonianze seppe dargli lo spagnolo che non vi fu più di che dubitare. E volle il cavaliere che il rigattiere se ripigliasse e gli rendesse il suo danaio, come prontamente fu fatto. Questo accidente recò grande onore allo spagnolo, ma fece che il quadro molto diminuisse il prezzo. Tuttavia lo comprerò il Belloni e dal Belloni so che è passato in più mani. Noi possiamo aggiungere che alla fine del Settecento era nella collezione Zambeccari, dove viene descritto in modo molto laconico e lapidario e dice circoncisione 1796 alla morte del marchese Giacomo Zambeccari, circoncisione di nostro signore, copia del Barozzi fatta dallo spagnolo. Si chiude il cerchio. Naturalmente questo è un caso diverso, ma è sorprendente che se si poteva confondere Correggio con Lelio Orsi, a distanza però da un secolo e mezzo da Correggio. Anche quel rametto che abbiamo visto Schedoniano, certo, Carracci era un... però viene giudicato nel 1677, 60 anni dopo la morte di Schedone. Qui invece è un quadro che è ancora fresco di colore. Come può? Come possono i pittori bolognesi, tutti interpellati, essere d'accordo che sia di Barocci? È questo che resta un po' sorprendente. Perché tra questi c'è appunto Carlo Cesare Malvasia, che è un grande conoscitore, è il fondatore della storiografia bolognese. Eppure. Non c'è dubbio che se il senatore Ghisiglieri ha acquistato questo quadro, a chi? Quali sono questi pittori a quale lo Zanotti non fa nome per discrezione, perché erano tutti viventi ai suoi anni, ma lui li conosceva benissimo perché era pittore a sua volta ed era testimone in quegli anni. Ma non può non averlo mostrato ai docenti della sua accademia. È ancora aperta l'accademia quando lui compra il pezzo, quindi certamente l'ha mostrato Carlo Cesare Malvasia, che pure aveva... del quale si aveva grande considerazione, però è anche vero che proprio ieri Elena Fumagalli, quando nominava i grandi consulenti della Casa Medicea, cioè il Marchese Cospi, con il famoso Museo Cospiano di antichità e meraviglie, o un altro senatore, Annibale Ranuzzi, come conoscitori e anche fornitori del mercato, e in realtà... C'è il marchese Cospi che dice, scrivendo alla Corte Medicea 1675, anche il Malvasia che passa per un oracolo non sa distinguere i veri dai falsi Carracci. Malvasia possedeva questo disegno. Questo disegno per Malvasia era di Correggio. Padre Resta o ne ottiene più di una copia che inserisce nei propri volumi a seconda delle affermazioni dell'ideologia che governa la raccolta dei suoi album ed è, si intende, il soggetto un po' fantasioso, ma sia Malvasia sia Padre Aresta, che è molto affezionato a questa invenzione, dice alla famiglia del Correggio. Bisogna poi dire due cose. Era convinto Padre Aresta dell'origine umile di questo pittore e questo gli serviva per queste ragioni biografiche. Così come si deve giustificare anche quella, non ostinazione, ma quella convinzione che quel dipinto di Lelio Orsi fosse di Correggio, perché voleva affermare contro Vasari che Correggio fosse stato a Roma. E quindi nella sua pittura c'era una forte componente romana che poteva essere michelangelesca o raffaellesca e che non era vero per l'isolamento in cui Vasari l'aveva tenuto, come di un pittore dell'Italia settentrionale, lombardo, ma limitato perché non aveva una corte a Parma e non era mai stato a Roma. E poi il dibattito della critica del Novecento, il famoso articolo di Roberto Longhi, che invece sostiene la necessità di supporre un viaggio romano. Quindi anche questi errori interpretativi sono in realtà, un po' come si diceva ieri, gli errori intelligenti dei conoscitori. Altro pittore che non può non aver espresso il giudizio è Giovan Battista Bolognini, l'ultimo erede della tradizione regnana, ormai decrepito, ma che arriva ad insegnare nell'Accademia Ghisiglieri. E poi c'è l'ultimo personaggio, questo è veramente un pochino inquietante, perché Emilio Taruffi, pochissimo studiato,
forse anche la sua vita, la sua biografia un pochino lo ha danneggiato. Questo è un gran bel dipinto che si trova a Urbino, poco visto, ma che sta nel sotterraneo, c'è cioè la grotta, l'oratorio della grotta, ed è un dipinto commissionato dalla Confraternita nel 1680, arriva nel 1682. Anche questo, a suo modo, è un'interpretazione del Correggio, della famosa Notte del Correggio. E del resto, essendo il collaboratore stretto di Cignani, se ne può capire anche la sintonia formale e stilistica. Ma ciò che un po' inquieta, innanzitutto, è la biografia del personaggio. Perché quando Luigi Crespi dà una definizione di questo uomo violento, cioè Emilio Taruffi dice Crespi, essendo un uomo di natural focoso, impetuoso ed armigero. Non aveva tutti i torti, perché a leggere le cronache bolognesi, si legge nel 1675, 11 ottobre, il signore Emilio Taruffi ha ucciso un servitore di sua moglie. Il signor cardinale Bonaccorsi, essendo fuggito il suddetto signor Emilio, ha fatto inventariare tutto ciò che appartiene al medesimo. Non è un caso isolato nella sua biografia. Lui stesso sarà vittima della violenza. Muore nel 1696, di nuovo le cronache nere della città si interessano di lui. È stato ucciso da colpo d'archibugio il signor Emilio Taruffi, pittore di molto grido. E Luigi Crespi è ancora più preciso. Nella notte del 18 di marzo del 1696, con un colpo d'archibugio, nel mentre stava aprendo la porta di sua casa per entrarvi nella via detta dei Finazzi, si prende un'archibugiata. Il giallo non finisce lì, prima o poi bisognerà approfondirlo, perché anche la moglie viene assassinata qualche anno dopo. Sempre le cronache, il giorno 17 di giugno 1702 fu crudelmente del proprio servitore con pugnalate assassinata. Questa è la moglie, il cui servitore era stato tempo prima assassinato dal pittore, qui bisognerà arrivare in fondo. Ma non è tanto questo il profilo criminale dell'artista, quanto piuttosto la sua capacità strepitosa, dicono le fonti, di imitare le maniere dei pittori. Abbinato una cosa all'altra, se ne deduce che sarà stato un perfetto falsario, mia supposizione. Perché guardate cosa dice Luigi Crespi. Nel copiare era poi. Questo mi interessa perché non posso credere che un personaggio come Emilio Taruffi non si sia accorto che quel quadro non era il modello di Barocci. È più facile pensare a una connivenza tra Emilio Taruffi e l'antiquario, il trafficatore di pitture che l'ha venduto al senatore, perché basta vedere cosa dice Luigi Crespi di lui. Nel copiare era poi così valente che pochi professori seppero al par di lui imitare gli originali, a segno di ingannare i medesimi professori nonché i dilettanti. E poi andrei avanti per scorrere qui e dice, per dare un'esemplificazione, un'altra copia finalmente si conserva in Bologna, la quale, a mio giudicio, può servire per tutte e per prova irrefragabile di quanto finora si è detto. Questa conservavasi nella nobilissima, antichissima casa Bianchetti, eccetera. E la descrive qui sotto. Ella è una copia così esatta e così consimile di una mezza figura in tavola di una beata vergine piangente del celebratissimo Alberto Durero, che asseveratamente unita all'originale non fa distinguersi. E dal suo originale separata non potrà mai dirsi da alcun professore quella essere una copia.
se non chi sappia i luoghi topici onde dipingerla, cioè Luigi Crespi si mette da parte come Vasari, che riconosce l'Andrea del Sarto e non come Raffaello. Quindi un personaggio come questo si fa veramente inquietante. Però per concludere questa relazione un pochino disordinata, Pablo resta comunque con tutti i suoi meriti, perché un disegno come questo è una sua individuazione che la critica d'arte riconosce tuttora come autografo di Correggio. E se quello a sinistra da Correggio passa Michelangelo Anselmi, non è un errore così grave per gli inizi della conoscenza del disegno negli anni di Padre Resta. E che i problemi siano aperti tutt'oggi lo dimostra quest'altro caso del disegno di destra, perché se è dato a Correggio da Padre Resta, al giorno d'oggi, cioè la critica d'arte contemporanea, Giovanni Agosti l'ha attribuito a Correggio, riscoprendolo ha dato l'attribuzione a Correggio, con lui e la Priori Tofani, e anche un grande conoscitore dei disegni del Novecento, noi siamo stati amici, io sono veramente onorato di essere stato suo amico, che è Mario Di Giampaolo, che ha confermato l'attribuzione a Correggio di questo disegno. Con tutto ciò, Davide Exelgen, Almirio Vaccaro, pensano invece ad altro mondo, probabilmente a Francesco Rondani, ma il tema è sempre aperto alla discussione. Grazie.